Bellezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di notizie extra comunque le calabresi e la Calabria dilettantistica, diversi temi da approfondire, partendo subito dalla questione indagini in merito alle plusvalenze, perché non solo ora stanno indagando sulle plusvalenze della Juventus, questo è un qualcosa di cui abbiamo già parlato, le plusvalenze fittizie in merito ai giovani e tutto, ma anche in merito al caso Ronaldo. Infatti ci sono degli accertamenti in corso sui rapporti economici tra la Juventus e Ronaldo, non tanto Ronaldo stesso, ma quanto più i rapporti economici. Quindi non è indagato Ronaldo, sono indagati comunque le cifre a cui è andato via, soprattutto in merito alla cessione dello United, le cifre per cui è arrivato, comunque questi rapporti economici qui. Quindi ulteriori indagini per quindi una situazione che in casa Juve in questo periodo sta un po', non sta comunque vivendo una bella situazione, però rimane il fatto che il rischio è comunque un rischio importante perché si parla di, allora, secondo i PM, quindi secondo comunque i PM della Procura, la Procura ovviamente federale, si è avuta espressa conferma in merito alla gestione malsana delle plusvalenze, quindi si parla, cioè, voce di ricavo caratteristica della gestione sportiva, talvolta utilizzata quale autentico strumento salvabilanci, cioè in modo distorto. Cioè, la procura accusa Juventus di aver gestito in maniera malsana le plusvalenze. Le plusvalenze sono un metodo, uno strumento per salvare il bilancio. In questo caso, però, la gestione malsana comporta un salvabilancio in modo distorto, non corretto, per cui la Juve comunque rischia. Attenzione. Perché, ripeto, le accuse sono comunque pesanti, non sono solo indagini, almeno per quanto la procura ha annunciato, ma sono conferme, quindi accuse importanti. Il rischio qual è? Retrocessione, Serie D? Non penso proprio, assolutamente no. Sicuramente non verrà retrocessa, sicuramente non ci saranno queste sanzioni, però potrebbero esserci qualche punto di penalizzazione. Infatti il Chievo 2 o 3 anni fa, nel 2018, venne penalizzato di 3 punti proprio per essere stato coinvolto nella questione delle plusvalenze con il Cesena. Cesena che fallì nel frattempo, però il Chievo ricevette 3 punti di penalizzazione. Quindi potrebbe la Juve ricevere 3 punti così come il Chievo. Vediamo un po' però la situazione qual è, però sicuramente diciamo che in casa Juve non ci sono notizie positive, anche considerando la situazione di classifica che non è per nulla buona. Per quanto riguarda invece altre notizie non buone, si parla di Serie C. Infatti, due società nel caos più totale. La prima è il fatto che Roberto Galloro, il presidente del consorzio SGAI, consorzio che ha acquistato di recente la Propatria, rilevato di recente la Propatria, è stato arrestato. Quindi è stato arrestato in un'inchiesta, nello specifico nell'inchiesta su una maxi truffa nel settore energetico, condotta comunque dalla Guardia di Finanza di Aosta, quindi si parla del nord, per una volta non succedono al sud queste cose, o comunque non vengono riportate notizie al sud. E al di là di questo, comunque non è che mi interessi, però è stato arrestato quindi il presidente della Propatria. Ripeto, un presidente che è arrivato da pochissimo sostanzialmente perché da poco tempo il consorzio SGAI ha rilevato la squadra, quindi adesso Propate nel caos e vediamo, ripeto, truffa, anche una maxi truffa, si parla di un sequestro di beni per 41 milioni di euro, quindi cifre veramente incredibili. Non è stato arrestato ovviamente solo Galloro, ma anche 17 altre persone, quindi è comunque essa una situazione molto, molto, molto grave. Non c'entra nulla con la Propatria, perché coinvolge Galloro, coinvolge forse anche il consorzio SGAI, ma non c'entra niente la Propatria, c'è cioè la Propatria, la società, squadra, non c'entra nulla, non riceverà sicuramente dei punti di penalizzazione, perché non è per niente coinvolta, anche perché, ripeto, Galloro si è insediato adesso. Al comando dal timone della Propatria, quindi non c'entra, però sicuramente notizia non positiva, ma così come anche quella in casa Teramo, perché la notizia è molto simile. Infatti,
i due imprenditori che sono entrati comunque in società comunque come imprenditori di maggioranza del Teramo sono indagati. Davide e Mario Ciaccia, entrambi indagati, per associazione a delinquere, finalizzata la truffa ai danni dello Stato. Il 60% delle quote del club sono state poste sotto sequestro, quindi in questo caso è coinvolto il Teramo, quindi situazione leggermente diversa in casa Teramo perché la società è coinvolta. Infatti il 60% delle quote del club, che sono quelle dei fratelli Ciaccia, che sono stati comunque in società anche loro da un po' di tempo, ecco, proprio per il fatto che loro sono stati posti in stato di fermo, quindi sono indagati, per comunque associazione a delinquere nei confronti dello Stato, truffa nei confronti dello Stato, quindi le quote che hanno tuttora i fratelli Ciaccia sono state poste sotto sequestro. Quindi attenzione perché anche qui, in questo caso, viene coinvolto invece il Teramo, un po' più nello specifico, non tanto che qui per punti di penalizzazione o Teramo squadra, però comunque potrebbero esserci dei cambiamenti a livello societario proprio per questo motivo qui. Quindi attenzione anche agli sviluppi in tal senso. E proprio in merito a questi due casi ha parlato Ghirelli. Andiamo a vedere che cosa ha detto. Seguiamo e monitoriamo le situazioni di Teramo e Propatria. Ricordo che le nuove regole per il passaggio di quote superiore al 10% prevedono l'ok di FIGC su sostenibilità economica ed onorabilità. Queste procedure non sono state ancora attivate dai club, per cui la situazione è attentamente monitorata. Quindi dice: noi stiamo monitorando la situazione di Teramo e Propatria in merito a arresti e indagini circa i presidenti, comunque i soci di maggioranza. È coinvolta anche la FIGC perché nel momento in cui un imprenditore entra e acquisisce più del 10%, la FIGC deve monitorare se comunque entra una persona, se non entra un barbone, o comunque se non entra un clochard, ma entra comunque in maggioranza una persona onorabile, anche che abbia sostenibilità economica, il suo patrimonio, comunque le sue società, quindi che non entra il primo che passa per strada, deve comunque monitorare anche la FIGC. Fino a questo momento sono procedure che, cioè, sono andate da poco. Il problema è che queste figure, i fratelli Ciaccia per il Teramo e Galloro per la Propatria, sono state in realtà da poco nelle due società, quindi ancora questo processo, queste procedure a detta di Ghirelli non sono avvenute, però rimane il fatto che sono situazioni assolutamente negative, Renzi, cioè di cosa stiamo parlando? Veramente, veramente così. Comunque, notizie non belle certamente in Serie C. Proseguendo, notizie in realtà diciamo di calciomercato se vogliamo. In casa Leverkusen, più che altro anche con i movimenti societari, perché Wöller lascerà anzi lascia il Bayern Monaco, sì, Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen, e arriva quindi come, aspetta un attimo che adesso prendo anche qui, e arriva Rolfes, in realtà si sposta Rolfes da direttore sportivo ad amministratore delegato, perché Wöller lascerà il ruolo di amministratore delegato a partire dal 1 luglio 2022, quindi a scadenza del contratto Wöller lascerà il Bayer Leverkusen, quindi rimane vacante il posto di AD dell'Everkusen, verrà sostituito da Rolfes, che quindi lascia vacante il posto di direttore sportivo, oppure svolgerà entrambi i ruoli, ma la vedo onestamente complicata, penso che verrà comunque poi scelto un nuovo direttore sportivo. Fatto sta che comunque ci sono movimenti quindi importanti in casa Leverkusen a livello societario, a partire poi dalla prossima stagione, perché ripeto, si parla del 1 luglio 2022, quindi quando scadrà il contratto in essere di Wöller, e quindi Rolfes dovrà sostituirlo come amministratore delegato del club. Proseguendo, però, parliamo un po' anche di Superlega. Infatti, c'è da parlare di un'intervista che ha rilasciato Ancelotti, quindi l'atletico, cosa sto dicendo? L'attuale tecnico, scusatemi, del Real, che ha parlato di Superlega. Vediamo un po' che cosa ha detto. Superlega, il calcio deve cambiare in fretta. Bisogna ridurre il numero di partite. Si gioca troppo e male. La qualità dello spettacolo è precipitata tra infortuni e stanchezza fisica e mentale. Alcuni calciatori rifiutano perfino la nazionale. È ora di dire basta, cioè situazione non più sostenibile. Ancelotti dice basta. Superlega o non Superlega, bisogna cambiare. Troppe partite, calendario troppo fitto. Ci sono troppi infortuni. Addirittura alcuni per rimanere nei club non vanno neanche in nazionale perché le partite sono troppe,
e ci sarebbe troppa stanchezza, quindi non si può più andare avanti così, serve un cambiamento. Che sia Superlega che non sia Superlega, secondo Ancelotti la situazione va cambiata. Questa quindi è la notizia. Proseguendo però, tornerei velocemente a parlare di Serie C, si parla di Turris, squadra di Regione C, perché si parla di un progetto molto importante in casa Turris, nello specifico di... Nello specifico del progetto di riqualificazione comunque dell'ambiente, di un ambiente a Torre del Greco che permetterebbe la realizzazione di una nuova cittadella dello sport, quindi comunque di un nuovo progetto di unione diciamo anche a livello sportivo ed un'occasione comunque importante per la Turris anche per migliorare le strutture della società, quindi progetto molto importante che Ghirelli, comunque la Serie C, Ghirelli, Ludovici, eccetera, stanno seguendo e sicuramente notizia molto importante perché, ripeto, nuove strutture sono fondamentali, nuove infrastrutture sono fondamentali per il miglioramento comunque delle varie società e sono sempre contento quando anche le squadre di C, che solitamente comunque si muovono poco per problemi anche a livello economico, le squadre di C comunque si propongono e fanno progetti per migliorare le proprie strutture, quindi anche questo in casa Turris è certamente un progetto da tenere in grande considerazione e certamente potrà essere importante per la società e la squadra. A questo punto però andiamo avanti con un'intervista di calcagno, intervista comunque al presidente dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori, andiamo a vedere che cosa ha detto soprattutto in merito a proprio quello che diceva prima Ancelotti, cioè ai calendari troppo fitti. Da sempre l'associazione calciatori è molto attenta sull'argomento, sia per la tutela della salute dei calciatori, sia per la salvaguardia dello spettacolo in campo, in un contesto nel quale ormai si gioca troppo. In questi mesi abbiamo sentito spesso parlare di mondiali ogni 2 anni, di nuova Champions e più in generale di nuovi calendari. Quindi dice questo, si gioca troppo. Quindi questo è un altro pensiero che va diciamo, a confluire in quello che ha detto Ancelotti, cioè il calendario è troppo fitto. Stiamo sempre parlando di nuove competizioni che purtroppo, secondo Calcagno, vanno a vertere su un numero maggiore di partite, perché il Mondiale di 2 anni porterebbe più partite, nuova Champions che prevede più squadre porterebbe più partite. Quindi diciamo che le idee che si stanno facendo e che escono fuori in quest'ultimo periodo non sono positive perché il calendario è troppo fitto e lo sarà anche in futuro, quindi vanno ridotte il numero delle partite per aumentare anche lo spettacolo delle stesse e del calcio più in generale, che sta abbassando la qualità, così come detto anche Ancelotti. Continua però e dice: ma non ci si può focalizzare su una singola competizione, bisogna analizzare la situazione nella sua globalità, cercando di capire come queste competizioni si vanno ad incastrare. Nessuno vuole contrastare la massimizzazione dei ricavi ed eventuali nuovi tornei, ma bisogna fare sintesi per evitare che si crei una frattura ancora più grande tra il calcio apicale e la sua base, salvaguardando gli aspetti sportivi delle competizioni nazionali. Si deve creare una diversa distribuzione delle risorse e rivedere il sistema complessivamente. Quindi traccia un po' una linea Calcagno e dice: il problema non è tanto nei nuovi tornei, si possono anche fare nuovi tornei, però bisogna più analizzare il problema da un punto di vista globale e migliorare il sistema con una diversa e migliore redistribuzione delle risorse, cosa che io vi ho sempre detto, soprattutto in merito al calcio italiano, e certamente riformare il sistema tutto, non tanto aggiunta di nuovi tornei, che a conti fatti andrebbero semplicemente ad aumentare le partite di un calendario che già di per sé è saturo, perché il calendario del calcio europeo è saturo, ci sono pochissimi spazi anche per recuperare una sola partita, infatti adesso bisognerà capire in Premier League, in questo periodo di rinvii, quando verranno recuperate, perché c'è poco spazio per il recupero delle varie partite. Quindi nessuno, Calcagno dice, vuole comunque andare contro ai ricavi e comunque quello che sarebbe il guadagno economico nell'avere nuovi tornei, però bisogna anche tenere in considerazione, ripeto, i calendari e anche una eventuale frattura che si potrebbe creare tra il calcio dei massimi livelli e quello invece più dei dilettanti, comunque di più livelli più bassi. Quindi bisogna stare molto attenti, secondo Calcagno. Detto questo...
Andiamo avanti e proseguiamo quindi con una notizia importante in casa, Fidelis Sand, nuovo colpo di calciomercato infatti per la squadra pugliese che ha come direttore sportivo lo Giudice e che porta in Puglia ad Andria un calciatore ex calabrese. Infatti arriva e firma ufficialmente con la Fidelis Andria, legittimo terzino oppure difensore centrale classe 1989 che quindi firma con la Fidelis Andria, un rinforzo certamente importante per la squadra perché arriva un terzino di grande esperienza che può, come dicevo, giocare anche come difensore centrale. A Cosenza ha giocato in una difesa 3 nel centro-sinistra, quindi è un calciatore comunque duttile, che sa il fatto suo, comunque per la Serie C è certamente un profilo di alto livello e quindi colpo assolutamente importante per una Fidelis Andria che comunque punta al raggiungimento della salvezza. Non sarà semplice perché ci sono tante squadre comunque lì coinvolte, la classifica nelle parti basse del girone C è comunque corta, il campionato è difficile, però certamente l'obiettivo è la salvezza e l'arrivo di Legittimo è un colpo molto importante perché va anche ad aumentare quella che è l'esperienza della squadra, una squadra che non è comunque totalmente giovane perché il Rosa ha comunque la Fidelis Andria. Diversi comunque giocatori di esperienza, certamente però Legittimo, avendo giocato gli ultimi anni anche in B, va ad aumentare ancora di più il tasso di esperienza e anche tecnico della squadra, quindi tecnico mi riferisco poi alla parte difensiva, quindi rinforzo assolutamente importante e tra l'altro una Fidelis Andria che ha puntato molto su calciatori ex calabresi, Tulli, Ciama, mi sembra che abbia anche diversi altri giocatori ex Catanzaro, quindi punta molto sugli ex calabresi. E vabbè, al di là di questo, colpo sicuramente importante per la Fidelis Andria. Detto questo, chiudiamo un po' con i positivi, perché ci sono due positivi in casa Ternana, Palumbo e Defendi positivi, quindi due assenze importanti per Mister Lucarelli, anche per avere più scelta a livello numerico di giocatori da schierare in campo durante le prossime giornate, però sono due assenze importanti, speriamo che non comunque si crei poi un focolaio. Due positivi in casa Modena, quindi anche in Serie C comunque positività, quindi anche qui speriamo che non ci siano ulteriori casi, ed un positivo in casa Monopoli, quindi anche nel girone C ci sono positivi in un periodo comunque molto complicato a livello di pandemia, perché sempre più partite vengono rinviate in tutti i campionati, ma ci sono sempre più positivi comunque sia nei campionati di alto livello che poi in quelli dilettantistici, che forse sono ancora più colpiti, soprattutto in Italia. Faccio riferimento a quello. A questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.